temeva la natura Raffaello mentre era in vita non facesse meglio. Ora che è morto, teme perché senza l'arte più vita non c'è. La natura e il sole genera Circe. Circe nasce dalla bellezza del paesaggio. Circe è figlia di Helios, dunque dei raggi del sole che fecondano la terra, la grande madre mediterranea, sorella di Eta, che non rende visibili illuminando, ma al contrario rende invisibili se stesso e gli altri. Circe, rispetto al fratello, ad Eta, è l'affermazione della luce, della solarità, ma almeno come potenzialità, come virtualità, ha in sé anche qualcosa d'oscuro. Il movimento di Circe è circolare, il cerchio magico, il cerchio incantato, la sua seduzione è insieme mobile ed avvolgente, tende ad attirare nel suo movimento circolare come l'arco del sole e successivamente a rinchiudere nel suo interno. Circe e le sue ancelle giocano a palla sferica, come sferica la terra, la luna, il sole. Relazione concettuale. L'arresto del flusso dell'immagine. L'interazione dal concreto al discreto, la critica. Distruzione dell'immobilità davanti agli schermi televisivi e degli schermi televisivi stessi. L'esplosione come in Zabriskie Point. Non la voglio più vedere. Mi voglio alzare. Mi voglio ribellare. Perché? Ulisse. Sbarcati giacemmo 2 giorni e 2 notti, stanchi, rodendoci il cuore di pena. Qui non sappiamo, amici, dove nasca o dove scenda il sole sfolgorante, né da dove si diffonda la tenebra. Io, salito sopra la roccia, ho veduto, cinta tutt'intorno dal mare infinito, l'isola verde dal dolce declivio, e nel suo mezzo, da fitte boscaglie e da selve, levarsi del fumo. C'erano intorno lupi, montagne e leoni, e non si avventarono agli uomini, anzi, le lunghe code muovendosi alzarono dritte, come si strusciano i cani intorno al padrone che viene dal disco portando buoni bocconi. Così s'arrampavano a quelli coi forti artigli le belve, ed essi tremarono sgomenti davanti a quei mostri terribili. Lupi di montagna e leoni erano intorno a noi. Non ci si scagliarono contro, al contrario, si sforzavano di alzarsi su 2 zampe, scodinzolando e strusciandosi a noi come cani intorno al padrone da cui si aspettano buoni bocconi. Ma per aggrapparsi sfoderavano gli artigli e noi
Tremavamo sgomenti davanti a quei mostri terribili. Genera mostri il sogno della ragione. Ircocervi, fantastici animali borghesiani come Bahamut, il pesce degli abissi su cui si appoggia il mondo. L'animo dell'uomo buono è abitato. Il sogno della ragione genera mostri, ircocervi, fantastici animali borghesiani come Bahamut, il pesce degli abissi su cui si appoggia il mondo. Mi voglio ribellare! Incantesimo! In eterno non può durare! Solo un'esplosione, come in Zabriskie Point, questa Rai Set TV di gente di mare può cancellare! Incantesimo, circe, kirche, cerchio, kirkos, uccello che vola volteggiando in cerchio sulla preda. Circe, il nome più adatto a una figlia del sole, perché circolare è il suo moto. Appena vengono attraversati i cerchi magici che circondano l'incantatrice, un'essenza afrodisiaca avvolge coloro che vi penetrano. Cerchio, circe, delimitazione essenziale nell'interno del quale la potenza incantatrice crea il suo particolare mondo magico. Circe spalancava le fulgide porte e li invitava ad entrare. Senza pensare, stolti, tutti le andarono dietro. La dea li fece sedere in cerchio su troni e per loro mescolò il vino ed il miele. Ma non vista, vi infuse i suoi filtri funesti. Li offerse loro assieme al formaggio ed al pane. Come ne bevvero, toccandoli tutti con una verga. Li trasformò e li chiuse nel porcile. Avevano testa, corpo,
zampe, setole e voce di porco, ma umana la mente era loro rimasta. Circe gli gettò ghiande di quercia perché ne mangiassero. Perché, Ulisse, tu siedi a guisa di un muto, rodendoti il cuore e cibo e bevanda non tocchi? Di un altro inganno hai forse paura? Non devi temere. Ho fatto per te quel gran giuramento. Ulisse, perché resti muto, triste, accanto a me? Non mangi, non bevi, non hai voglia di fare l'amore, ti struggi nel cuore. Non devi temere altri inganni. Ho deposto le armi, te l'ho giurato, non t'avrei più ingannato. Circe, attraverso la sala, con in mano la verga era uscita. Le porte aprì del porcile e li spinse di fuori. Sembravano porci di nove stagioni. Incantati le stavano a fronte. La dea, in mezzo a loro passando, ciascuno con farmaco ungeva diverso. Dagli ispidi corpi sparivano le setole, nate dal farmaco triste di Circe divina. Di nuovo tornavano uomini, ancora più giovani, e molto più belli di prima, e più grandi a vedersi. Nutritevi adesso di cibo e vino bevete, finché l'animo abbiate ripreso nel petto, quale un giorno avevate quando la patria e terra lasciaste. La rupestre isola d'Itaca. Adesso mangiate e bevete, finché l'animo ritorni nel petto, come un tempo l'avevate. Quando la patria, la rupestre isola d'Itaca, doveste lasciare. Passato un anno, compiuto il giro delle stagioni, dissero i miei compagni: è tempo di pensare alla patria. Se il fato ci conceda salvezza e ritorno alla terra materna e alla casa, è tempo di pensare alla patria. Adesso, o infelice, è tempo di pensare alla patria. Se il fato conceda a te la salvezza e il ritorno alla terra materna e all'alta sua casa, è tempo di pensare alla patria. Se il fato ci conceda salvezza e ritorno alla terra materna e alla casa. Il porcile è un recinto dove vengono rinchiuse le vittime, un recinto di schermi televisivi che proiettano immagini globate dalla televisione spazzatura dei talk show, isole dei famosi, grandi fratelli, atroci gare e giochi. Tra uomini e donne disposti a perdere la loro dignità, a tutto pur di comparire sul piccolo
schermo, la ricchezza dell'immagine è omologata in una sola forma, quella del porco, della televisione spazzatura. Chi di loro verrà nominato? Chi dall'isola verrà scacciato? Chi a porta verrà riciclato? Cosa ne dice il grande fratello? Agli amici questo sembra bello. Costanzo, sciò, sciò, sciò. Mike, buongiorno, no. Costanzo, sciò, sciò, sciò. Mike, buongiorno, no.